Cari abbonati all'ignoranza olfattiva, oggi parliamo di qualcosa di diverso rispetto al solito, perché oggi analizzeremo un album che ha fatto la storia della musica, addirittura è stato votato dalla rivista Pew come miglior album della storia della musica. È vero? Non è vero? Sicuramente un album che io apprezzo moltissimo. I Radiohead non sono il mio gruppo preferito, però bisogna dire che Ok Computer è stato un album fondamentale nella storia della musica. Questo è poco ma sicuro. Ecco che per voi oggi lo abbinerò intanto a un profumo no. Non ce l'ho fatta perché l'album è così multisfaccettato che va assolutamente abbinato a più profumi. In questo caso vi consiglio l'ascolto di questo album e poi di andare a rivedere questo video perché è un album che fondamentalmente fa una fotografia avanguardistica di quello che sarà il futuro. Analizziamolo insieme. Ciao ragazzi e bentornati su Odoriamola con Mirko, l'unico canale in Italia che parla di fragranze maschili dal punto di vista dell'opinione femminile. Oggi però facciamo un'analisi diversa, cari abbonati all'ignoranza olfattiva. Ho deciso di dedicarvi questo video perché è giusto che abbiate anche voi la vostra ricompensa. Io vi avevo promesso dei video in esclusiva per gli abbonati. Questo, diciamo, è il primo vero video che faccio solo per voi e voglio anzi fare un po' mea culpa perché non ho fatto chissà che cosa per voi, però mi prendo le mie responsabilità. E anzi, ci tengo a dire, ragazzi, quelli che hanno fatto l'abbonamento, diciamo, da Africa in su per vedere i contenuti speciali, non ve ne vogliate a male se questo video lo faccio anche visualizzare a quelli che hanno l'abbonamento Africa. Quindi, se voi vi sentite un attimo scippati da questa cosa, sappiate che per quello che mi riguarda, potete anche fare l'abbonamento Africa. I video per gli abbonati ve li beccate lo stesso. Comunque, parliamo di Ok Computer. Perché? Perché secondo me la musica è direttamente anche collegata a quello che è l'emisfero dell'olfatto. Non a caso si va dall'otorinolaringo iatra. Perché quante volte, tenendo il naso chiuso e soffiando, poi rimbomba nelle orecchie. Basti pensare all'aereo, basta fare un po' così per avere già un, diciamo, un minimo di sollievo, perché comunque questi, sensi sono collegati, l'udito e l'olfatto. Quindi è possibile fare una correlazione fra queste cose. Ok, computer. È un album che esce il 21 maggio del 1997. I Radiohead sono un gruppo inglese che ci ha visto lungo. Secondo me è un album che può essere messo in stretta correlazione con quello che è il libro famosissimo di George Orwell, 1984, dove lui immaginava una società dominata da un grande fratello che insomma vigilava sul nostro comportamento e anche su quello che è il nostro vivere in una maniera quasi ossessiva compulsiva. Però in realtà, ragazzi, non c'è niente da ridere. La società d'oggi è dominata dagli algoritmi. Quest'album a suo tempo risultava un po' incomprensibile, andava un po' a strizzare l'occhio a quello che era l'atmosfera musicale un po' grunge, un po'
figlia del Britpop, gli Oasis, i Blur, ma con quest'album si cambia pagina e si entra più nelle atmosfere che la faranno da padrona dal 2000 in poi. Un po' musica d'atmosfera, un'atmosfera non proprio felicissima, che analizziamo proprio con il testo a fianco. Ragazzi, vi invito assolutamente ad andare a visionare questo, visionare appunto, perché voi potete anche poi immaginare la società odierna e comprendere effettivamente la bellezza di questa musica, pensando che è stata scritta negli anni 90. Bene, si tratta di una società dove, diciamo, la tecnologia la fa da padrona, e già questa cosa dovrebbe suonarvi familiare, e dove le macchine hanno il controllo sulla società umana. Qui siamo pienamente in un'atmosfera quasi da grandi capannoni industriali, una natura che ormai è diventata, per colpa dell'uomo, serva del dio denaro. Analizziamo queste tracce. La prima traccia è Airbag. Il testo è diciamo figlio del contesto urbano di un Inghilterra che sempre è stato un po' il motore portante dell'economia europea. Per esempio, io della prima traccia, Airbag, molto rock, sottolineo alcuni passaggi che mi fanno venire la pelle d'oca. Per esempio, si parte subito immaginando questo Airbag, che appunto è l'unico superstite eventuale di un incidente stradale, e questo airbag, che a suo tempo era una tecnologia, diciamo, abbastanza nuova, prende vita e ha una propria anima. Quindi le macchine che, anche un po', pur non essendo una tecnologia avanzatissima, perché un airbag alla fine si tratta di un palloncino enorme che ti salva la vita, che però ha una propria anima. Quindi sostanzialmente il testo dice: nato di nuovo, I'm born again, in the neon sign scrolling up and down. Quindi la pubblicità che scorre, ma scrollare up and down dovrebbe renderci un po' anche vicini proprio a livello tattile con questo airbag. Scrollare up and down è una cosa che accade perennemente, basti pensare a TikTok, i reels di Instagram, eccetera, i shorts di YouTube, no? Diciamo che la tecnologia comincia a essere un tutt'uno con noi. È ancora una società che dove già internet è iniziato, però non tutti hanno un computer, gli smartphone arriveranno addirittura 20 anni dopo, quasi. Quindi si parte con questo testo dove l'airbag si sorprende che all'interno di una fast German car, quindi una macchina veloce tedesca, si sorprende di essere rimasto sopravvissuto. Quindi vedete, ha proprio un'anima questo airbag. E fin qui, diciamo, siamo su un livello di disagio abbastanza mite, cioè una cosa abbastanza astratta, atmosferica, immaginare questo airbag che prende una propria vita. Secondo pezzo, Paranoid Android, che dura 6 minuti e 50, ma dove succede l'ira di Dio? Cioè io la vivo come se fosse una Bohemian Rhapsody o una canzone dei Genesis che dura un quarto d'ora, perché accade talmente tanta roba all'interno sia del testo che della musica, perché si passa da atmosfere calme, tranquille, fino al delirio rock,
È un video fantastico, Paranoid Android, anzi ragazzi andatevelo a cercare. Parte così, Paranoid Android. Please, could you stop the noise? I'm trying to get some rest. Per favore, ferma questi rumori, che sto provando a riposare. Cioè, quante volte stiamo lì col telefono in maniera frenetica, talmente tanto frenetica che le robe... From all the Amber Chicken voices in my head. What is that? What is that? Cioè, questa persona sta cominciando a sorprendersi che cominciano ad arrivare delle voci per mezzo di qualcosa che porta rumore. È una sensazione in divenire. Cioè, una società degli anni 90 ancora non è una società pienamente tecnologica, anzi è lontanissima ancora dall'essere tecnologica, no? Ancora, per dire, i bambini giocano a pallone per strada, una roba che al giorno d'oggi è fantascienza, cioè quasi storia. When I'm the king, you will be first against the wall. Quindi quando sarò re, tu sarai il primo che sbatterò. Ragazzi, qua siamo in una società dove tu dici qualcosa ed è così, punto. Cioè, ragazzi, è allucinante. Se ci pensate, è la morte della democrazia. E qui ancora è l'inizio dell'album. Cioè, non abbiamo ancora visto un cazzo. Ambition makes you look pretty ugly. Kicking, screaming, Gucci, little piggy. È l'ambizione che tu hai che ti rende esteticamente schifoso. Ed è un'ambizione che ti fa urlare e scalciare Gucci maialino. Cioè, nel senso, robe da superficiali, Gucci, porcate, deliri, superficialità, go, ragazzi, c'ho la pelle d'oca a pensare a queste cose. È la società d'oggi. È il consumismo. È finita ormai l'illusione di una società del noi. Si va verso una società dell'io. Io conto, mi creo una specie di bolla dove io sono il protagonista assoluto. Non esiste più noi, è finito il comunismo, è caduto il muro di Berlino da ormai 10 anni. No, 10 anni no, 9 anni. E quindi si va verso un'affermazione del concetto che il noi non serve a un cazzo. E questa cosa l'avevano capito i Radiohead già 20 anni prima. È una cosa che ci ha portato frutto, ragazzi, traete voi le conseguenze. You don't remember, why you don't remember my name, why won't he remember my name, I guess he does. Quindi, una società dove la gente parla e nessuno si ricorda il nome di nessuno, perché ognuno c'ha i cazzi propri, ognuno pensa solamente ai propri fattacci, non ascolta un cazzo di nessuno, c'è una finta onestà, ipocrisia go, ognuno pensa per sé, non esiste fiducia nell'altro in maniera più totale, ed era ancora una società in divenire. Cioè, qua si fa una fotografia al futuro. Almeno io la sto interpretando così, ragazzi. La bellezza dei profumi è anche questa, che uno li può vivere come vuole. Poi sottolineo una frase che arriva dopo. C'è un momento di sorpresa e delirio dove comincia a piovere. Questo è sempre tutto all'interno di una canzone che dura 6 minuti. Io sottolineo la parola The Yuppies Networking, The Panic, The Vomit, The Panic, The Vomit. God loves his children, God loves his children, yeah. Che poi questo yeah va praticamente a dire, ma sì, cioè, come può andare peggio di così?
The Yuppies Network. Chi sono gli Yuppies? Gli Yuppies sono coloro che in virtù di un proprio ritorno in, diciamo, economico, sono disposti a tutto. Quindi sono gli Yuppies che fanno networking, quindi che intrallazzano, vogliono fare connessioni sociali, ma sempre solo in virtù di un proprio ritorno personale. Suona familiare? A me sì. È panic vomit, perché la reazione che tu da persona invece che vorrebbe una società diversa da quella che è l'unica cosa che puoi pensare, ti viene il vomito. Poi, God loves his children, Dio ama i suoi figli, Dio ama i suoi figli, yeah. Cioè, dove cazzo è Dio in tutto questo contesto? Cioè, il mondo sta andando a frantumi nel 97 e andrà sempre peggio. Le prospettive che possa andare peggio sono anzi le più probabili. Però vedremo poi alla fine che in questa tristezza infinita si troverà un equilibrio, ma lo vedremo dopo. Terzo brano, Subterran Homesick Alien. Ah, ragazzi, ci tengo a sottolineare che la fragranza che io consiglio per questa prima parte, anzi no, che consiglio per tutta la canzone, però poi man mano che l'ho ascoltato consiglio di fare un layering con altre due, probabilmente non sarete in grado di avere tutti e tre i profumi a disposizione, cercate di andare un po' con la fantasia. Subterran Homesick Alien. Una società dove è arrivato da turista un alieno che quasi comincia ad avere subito nostalgia di casa, perché vede un po' l'andazzo e dice: ma dove cazzo sono capitato, ma che cazzo di turismo sto a fa? Giustamente il suo alieno dice: ma siete tutti spostati, me ne torno su Plutone piuttosto. I live in a town where you can't smell a thing. You watch your feet for cracks in the pavement. Cioè, uno sta in una città dove fondamentalmente c'è soltanto un cumulo di fabbricati, industrie, eccetera, eccetera. Per dire, quello che potrebbe essere in Germania il Ruhrpott, no? Questo grande ammasso che comprende città che però esistono soltanto in funzione delle fabbriche che ci sono al suo interno, ed è una cosa abbastanza desolante. Poi siamo comunque in una società dell'Inghilterra dove ancora esiste un problema dell'alcolismo. Infatti, you watch your feet, perché l'unica cosa che puoi fare è, cioè, buttarti ad alzare il gomito. La fragranza che consiglio durante tutto l'ascolto è Concrete di Comme des Garçons. Vedete questo video un po'? Si vede che sono in famiglia, non devo stare attento a nuovi followers che possono arrivare. Io so che mi volete bene, quindi. Making home movies for the folks back home. Quindi questo alieno sta cercando di fare dei filmini per portare poi la testimonianza di come si vive sulla Terra ai suoi amici alieni. Questo è quello che si immaginano i Radiohead. Andando avanti, drill holes in themselves and live for their secrets. Quindi ognuno di noi ha degli scheletri all'interno dell'armadio che devono restare segreti, perché praticamente ci sono questi buchi dell'anima che non vengono praticamente mai saldati e non possono essere visti. Quindi si resta sempre un po' rigidi. Sottolineo, poi continua uno storytelling particolare, una società comunque vista dal punto di vista di questo alieno. Show me the world, I'd love to see it. Cioè, umano, cazzo, sono venuto da in culo al mondo e non mi fa vedere le cose effettivamente che avevo visto del mondo che sembravano fighe. Cioè, che mi fai vedere le fabbriche,
Perché vedono queste persone lobotomizzate che hanno una routine che non si spezza mai, un mondo che dal punto di vista dell'alieno risulta essere deludente rispetto alle aspettative. Io arrivo già, mi avete rotto le aspettative. E in più cosa fate? Mi vedete e provate a spararmi. Dice, ma non solo, cioè, ma dico, ma calmatevi. No, perché dice, they shot me away. Cioè, provano a spararmi per mandarmi via, no? Pensate un po' quanta droga all'interno di Tom York e soci. No, vabbè. Ma in realtà, ragazzi, a me Radiohead mi fanno cascare le palle. Però quest'album, ragazzi, è un cascamento di palle come piace a me. Perché poi è pure bello. Allora, we hope your rules and wisdom choke you. Quindi, c'è speranza, cioè, noi speriamo che le tue regole poi alla fine ti mettano in scacco matto e ti choke you. Non fate finta di non sapere cosa vuol dire I choke you. Ti strozzano. Cioè, è il più grande augurio che quest'alieno può fare, perché, cazzo, è arrivato in una società dove il bene praticamente non esiste, esiste soltanto l'individualismo e il denaro, la produttività. Quindi le tue regole che hai creato saranno ciò che ti strozzeranno. Un mondo lobotomizzato. We hope that you choke the choke you. Cioè, alla fine la distruzione della razza umana è l'unica cosa auspicabile. Cioè, perché a chi serve all'interno del cosmo, di questo universo infinito che è molto più grande rispetto a quello che riescono a vedere gli umani anche con i mezzi tecnologici? Cioè, il mondo è molto più grande di quello, cioè l'universo è molto più grande di quello che vediamo. Dove tutti sanno che qualcosa è stato rotto in funzione di un'evoluzione inevitabile, perché purtroppo per fortuna l'uomo cerca sempre di, spinto dalla curiosità, di andare avanti. E però non bisogna perdere le cose che effettivamente ci hanno portato fino ad adesso dei benefici. Andare avanti, ma sempre con un occhio alla bontà d'animo. E siccome quando si è all'interno della fattoria degli animali, questo è un altro libro di George Orwell, dove il comunismo viene creato all'interno di una fattoria e poi alla fine, per colpa dei maiali che hanno preso il sopravvento, è andato tutto a puttane sostanzialmente, purtroppo la società non è pronta per il bene. Ecco, questa è la fotografia. Poi continuiamo con Let Down. Let Down è un pezzo dove fondamentalmente si comincia ad entrare nella fase di transizione, dove c'è una consapevolezza che insomma è una fine inevitabile. Cioè, io lo paragono a quello che è questo specifico momento, ragazzi. Devo essere onesto. C'è sempre speranza per il futuro, ci mancherebbe altro. Infatti poi lo vedremo anche all'interno dell'album, che poi alla fine della fiera, tanto male, non finisce. Però, motorways and tram lines starting and then stopping, taking off and landing, the emptiest of feelings. Qua abbiamo fermate della metro, fermate del tram, fermate di tutto. Ci sono le autostrade con i punti di ristoro. Ma quello che vediamo all'interno di questi contesti è sempre la stessa cosa. Facce tendenzialmente tristi. Facce tendenzialmente che
sono in fila verso dei obiettivi di giornata che sono creati, ideati da una società che fondamentalmente non ci vuole bene e che non si interessa poi effettivamente a quello che è l'interesse neanche del singolo singolo, ma di pochi singoli, di una società che fondamentalmente è in mano sempre a quei quattro stronzi. Emptiest of feelings, quindi i più vuoti dei sensi, cioè la cosa migliore che può capitare in questo andare e venire di auto, tram, metro, eccetera, eccetera, è arrivare in un contesto dove ci sono a loro volta dei sentimenti di vuotezza. Ragazzi, primo video per gli abbonati, bomba, ve lo sto dicendo, ne sono conscio. Poi c'è un'immagine orribile che riguarda l'alcolismo, perché ricordiamoci sempre che siamo in Inghilterra e l'alcol è un problema serio in Inghilterra. Ve lo dico io che quando sono dovuto andare a compilare il modulo per farmi un prelievo di sangue, che era la prima volta che andavo a farmi dei controlli, mi hanno fatto riempire tipo quattro moduli dove la maggior parte delle domande che si riferivano alla mia situazione di salute erano domande sull'alcolismo, e lì ho capito, cazzo, ma se uno arriva così, vuole fare un prelievo e ti chiedono tutta sta roba sull'alcol, vuol dire che ce n'è bisogno. Disappointing people, clinging into bottles, crushed like a bug in the ground. Cioè, ragazzi, schiacciati come bug, i bug sono degli insetti sul pavimento, cioè proprio schiacciati, cioè la fine che fa un insetto schiacciato da una scarpa, che cioè è una fine orribile. Così si sente la persona che niente, riprendo perché si era fermato. Quindi vi dicevo, immagine orribile quella dell'insetto schiacciato. Se non mette a fuoco, si mette a fuoco. Dice don't get sentimental. È un comando praticamente, non essere sentimentale, non ti servono queste cose. I'm gonna grow wings, a chemical reaction, hysterical and useless. Quindi farò crescere delle ali a me stesso con una reazione chimica isterica e inutile. Quindi c'è pure la droga, ci sono delle persone che non riescono a farcela a livello mentale e si buttano addirittura sulla droga. Quindi abbiamo problema alcol e problema droga. Qui è proprio le conseguenze di un vivere in questa maniera proiettato nel futuro che fa sì che tanti ragazzi vengano fuori effettivamente senza capo né coda. Mettete like, serve tra gli abbonati, mettete like, fate il cazzo che vi pare. Poi arriviamo a Karmapolis. Karmapolis è la prima canzone che fa parte della società che loro si immaginano, dove effettivamente già è arrivato il grande fratello che dice George Orwell nel libro 1984. Karma è stata anche una grande hit, forse la canzone più famosa di questo album. Karma Police Arrest This Man, quindi la polizia cioè il karma è la polizia della vita. Lui, he talks in mess, he buzzes like a fridge. Quindi il karma prenderà queste persone che ragionano con la matematica. Quindi il karma, la polizia del karma che viene in soccorso di queste anime buone che però sono sopraffatte da una società che ormai è diventata così, la società di allora, ma che è anche quella di adesso, parla il linguaggio matematico, gli algoritmi. Gli algoritmi dominano la nostra vita. Siamo schiavi degli algoritmi. Io il primo faccio un canale, faccio contenuti, possono essere contenuti che piacciono o che non piacciono, ma io un pochettino sono anche schiavo degli algoritmi. Volente o soprattutto nolente.
Quindi questo algoritmo parla con linguaggio matematico. Ogni tanto si blocca o fa delle cagate, quindi ha un suono metallico come se fosse un frigorifero. E is like a The Tune Radio, quindi suona una musica che non ha anima, che non ha tono, non ha ritmo, non ha, cioè solo rumore. Infatti, questo si ricollega alla canzone di prima dove sentiva le voci dei chicken in his head, quindi dovrebbe fare riflettere. Karma police arrest this girl. Her Hitler hairdo is making me feel ill. And we have crashed her party. Quindi si va a guardare che probabilmente una società del genere, poi alla fine la donna che così tanta cura di sé ha provato ad avere durante questi anni, diciamo dove un po' la donna era tenuta ad essere femminile, se ne può sbattere bellamente i coglioni e quindi, diciamo, può anche portare i capelli corti, può avere anche un modo di fare non aggraziato, può prediligere il ah, ma io sono una persona sincera, ah, ma io sono ti sbatto la verità in faccia. Quante donne ci sono oggi che preferiscono alla gentilezza schiaffarti un bestemmione? Sono aumentate, senza ombra di dubbio. E questa è una cosa che effettivamente la Karma Police dovrebbe pure arrestare, effettivamente. Quindi, Karma Police, I've given all I can, it's not enough. Dice, aiutami Karma Police, perché io ho provato di tutto per cercare di portare dei frutti positivi all'interno di questa società. Quindi questa è una canzone che mi rispecchia molto, perché io provo effettivamente con forza a sradicare muri che si sollevano di letame, e non ci si riesce. Quindi non c'è limite al consumo, c'è soltanto l'interesse personale. Quindi il Karma Police dovrebbe dare una mano. Finisce questo Karma Police dove una canzone quasi un po' dove la persona ha uno slancio di quasi orgoglio. E poi si va a finire in una canzone, finire no, diciamo, siamo a metà dell'album, Fitter Happier. Fitter Happier è la mia canzone preferita di questo album, pur essendo la canzone peggio suonata e con il testo peggiore. Perché dico questo? Perché è una fotografia praticamente attualissima della società moderna, è un dettato di regole senza obiezioni, cioè è una voce robotica che semplicemente dà dei comandi. E sentite quali sono, ragazzi, vi verranno i brividi. Mentre questo state sentendo Concrete di Comme des Garçons. Ancora il momento dove deve arrivare il layering con qualcosa di più gioioso non è arrivato, perché siamo proprio nel pieno di una. Perché Concrete? Che Concrete è una fragranza urban, è una fragranza dove fondamentalmente abbiamo questo cemento dominante, siamo proprio in una società dove l'industrializzazione è l'unico Dio. Quindi, cioè, non è una fragranza strafelice, però è una fragranza che vi consiglio di ascoltare insieme a questo album da ascoltare. Fitter Happier, vi dico tutto il testo perché è imbarazzante. Fitter Happier. More productive, quindi più produttività, lo dico direttamente in italiano. Comfort, non bere troppo. Fai regolarmente esercizio 3 volte a settimana. Trovati bene con i tuoi colleghi di lavoro tutti contemporaneamente, quindi cioè, devi stare lì a leccare il culo, a leccare il culo. Tranquillo. Mangia bene, non roba del microonde, non grassi saturi. Quante robe vediamo adesso, un olio di palma o cibo bio, eccetera.
guida, diciamo, prudentemente. Dormi tanto e bene e non ti permettere di avere dei sogni sgradevoli. Non avere paranoia. Stai attento a tutti gli animali. Pensiamo ai vegani, c'è tutta questa attenzione. Cioè, è una società dove tu non ti puoi permettere di fare un errore uno, che ci sarà sempre qualcuno che ti scassa il cazzo. E infatti questo è praticamente il dettato per la vita perfetta. Che ormai sono diventati dei comandamenti, perché siamo all'interno di una società dove è tutto lobotomizzato. Resta in contatto con i vecchi amici e vacci addirittura a bere una volta o ogni tanto vatti a fare un drink insieme a loro. Perché? Perché cioè, non è nemmeno concesso essere dei personaggi solitari in questo pianeta. Dico, rendiamoci conto quanto è grave questa cosa, perché è doppia inculata, perché ti costringono all'essere self itself, ma non ti puoi nemmeno permettere l'uso di, vabbè, a sto punto mi faccio i cazzini e sto tranquillo. No, che devi andare con altri che passeranno tutto il tempo col cellulare in mano. Poi stai attento sempre al tuo bilancio sul conto in banca. Non ti innamorare, per carità di Dio. Fai solo favori per favori. Vai a comprare, se è il caso, al supermercato anche la domenica. E a suo tempo era allucinante andare a comprare, cioè era fantascienza. Adesso è normale che si vada a comprare la domenica, non in Germania, però in generale. Lava la macchina, non avere paura del buio, e possiamo, cioè ragazzi, è tutto verissimo. Non essere né vuoto e né troppo profondo, però piangi ad un buon film. Cioè, siamo nella società di Netflix, ti devi comunque emozionare, perché se non piangi di fronte a delle scene che sono dove si deve piangere in un film, non te lo puoi nemmeno permettere. Cioè, sei visto male. Cioè, metti che sei con la tua compagna e tu non ti emozioni davanti a qualcosa che effettivamente è toccante. E, cioè, uno non può stare tranquillo mai. Comunque, questa era Fitter Happier. Ok, ragazzi, lo so, è un video durissimo questo, però va dato il giusto premio a un'opera d'arte, è un'opera d'arte questa. Poi arriva un momento di stacco, arriva un brano che si chiama Electioneering, che sembra quasi un pesce fuor d'acqua all'interno di questo contesto. Sì, si parla fondamentalmente di un'elezione dove praticamente, insomma, ci sono dei personaggi che hanno degli interessi, però si va a ribadire però con una musica leggermente, cioè ragazzi, arriviamo da un Fitter Happier dove bam 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 bam, regole che devi per forza seguire per non avere rotto il cazzo. Quindi Cioè, paradossalmente Electioneering è una canzone triste, però suonata un tantino più allegramente rispetto a quella di prima, e sembra una roba minchia, però sarà l'inizio, sarà il seme che pianterà la pianta fino a fine album, che effettivamente è un concept album, perché è fatto veramente per essere sentito dall'inizio alla fine. Poi, prossimo brano è un po' più rock, però, Electioneering. Climbing Up the Walls. Ecco, qui abbiamo uno stato confusionale di follia, perché già la società immaginata da George Orwell è pienamente stabilizzata. Cioè, è normale che sia così, si sa che è così. Non si può fare altrimenti.
vado avanti perché mi ero segnato anche delle frasi. No, non mi ero segnato un cazzo. No, questa no. È semplicemente, sì, uno stato confusionale di follia dove tu praticamente sei il, come si dice, il portachiavi per aprire quel poco di spazio che è rimasto, la casa della tua anima, dove solo tu puoi entrare, solo tu hai pienamente facoltà di pensare anche nelle tue follie. Quindi la soluzione a questo stato di cose ormai inevitabile qual è? No Surprises. No Surprises è una canzone che sembra quasi una ninna nanna per bambini e che ha un sound quasi disincantato. Si sente uno xilofono in sottofondo che ci sta dall'inizio alla fine. No Surprises immagina un uomo che effettivamente ha deciso l'unico modo per sopravvivere e essere contento con quel poco che ho. Il prezzo da pagare, ciò nonostante, se voglio restare fuori da quello che è il concetto di lobotomizzazione robotizzata che la società ci vuole imporre in questa maniera, è essere dei robot consapevoli. Cioè, consapevoli che effettivamente è una cosa poco salutare quella che stiamo facendo a noi stessi. Quindi, un mondo dove non esistono no alarms e no surprises. Non esistono sorprese, non ci sono sveglie. Semplicemente un mondo dove arrendersi è l'unica cosa che si può fare. È il trionfo però della serenità e della presa di coscienza del sé. Si va al lavoro, si prende comunque un lavoro che anche se non ci fa impazzire ci dà comunque una certa serenità che ci permette di andare avanti, quindi è la morte dell'ambizione, perché ricordiamoci che l'ambizione in questo contesto, quando diventa morbosa, è semplicemente un qualcosa che deve essere figlia dei dettati per andar bene con la maggior parte delle persone dette nella canzone Fittier Happier, e quindi questa persona dice I'll take a quiet life, a handshake, some carbon monoxide, quindi ogni tanto fatemi droga, santa pace, però io preferisco prendermi una vita tranquilla, monotona se vuoi, ma comunque degna di essere vissuta, fatti i cazzi tuoi, perché tanto comunque la situazione è inevitabile. Che grande video oggi, eh? A me basta, c'ho una casetta con un giardino, non sorprese, non ci sono rompimenti di cazzo, no alarms, no surprises, no alarms e no surprises please, perché non è sicuro che nonostante io decida di fare una vita da impiegato a tempo indeterminato con un lavoro che fondamentalmente non mi piace, mi lascino in pace, cioè nemmeno lì c'è la certezza. Infatti questo please finale è la sintesi, no alarms, no surprises, dopo che è stato ripetuto 3 volte, please. Cioè quel please mette in discussione tutto quello che cioè non è una stabilità che potrebbe essere ciò nonostante rovinata. È quasi impossibile rovinare tutto, ma quanto pare c'è ancora spazio per degrado. Poi abbiamo Lucky. Lucky è una canzone il cui video è secondo me anche abbastanza in contrasto con quello che poi è il testo. Perché se io non ho capito che cazzo ci vuole insegnare. Secondo me vuole insegnarci che effettivamente
ci sono talmente delle cose negative su questo pianeta che ciononostante noi avere questi problemi di algoritmi, cioè di tecnologia che comunque vince nei confronti di un uomo che fondamentalmente vuole soltanto godere delle bellezze che ci sono nel mondo. Ricordiamo l'alieno che effettivamente arriva e non riesce mai a vedere effettivamente le figate che ci sono nel mondo, le cascate del Niagara, le cascate che ci sono fra l'Uruguay e il Brasile, i vari tipi di animali che si trovano soltanto nelle zone tropicali, perché invece devo stare in pianura padana, per dire, perché devo andare a 400 euro al mese in un call center chiuso lì con gli auricolari. È questo che ci dice sostanzialmente questo album. Cerchiamo di vivere le cose che vogliamo vivere, consapevoli che comunque forse no alarms, no surprises è la soluzione migliore, perché ormai è inevitabile. Pensate un po' quanto erano avanti con questo album, infatti è stato definito non a caso il miglior album di tutti i tempi della storia della musica. Non è il mio album preferito, però come concept album devo dire che forse è il mio preferito. Dicevo che il video va in contrasto, perché Lucky dice sostanzialmente: I feel my luck could change, quindi la mia fortuna potrebbe girare, quindi kill me Sara, kill me again with love, quindi ammazza voi, ammazzami Sara. Questa Sara è vista come probabilmente il grande fratello si chiama Sara, quindi probabilmente c'era anche un riferimento magari amoroso. Chi cazzo è Sara effettivamente? Poi con l'H pure. It's gonna be a glorious day, quindi c'è speranza per il futuro. Vedendo il video ci sono scene di devasto, tragedie, persone che sono malate, persone che sono state operate, bambini che sono stati che hanno perso la casa, che sono stati mutilati, cioè è un video veramente pesante, però con il testo di Lucky. E quindi noi che siamo occidentali e figli di algoritmi, comunque dobbiamo metterci quello che in siciliano, o almeno a Palermo, si definisce uparrapicca, che dovrebbe essere un aggeggio che ti metti in bocca, che effettivamente ti fa stare zitto quando dovresti stare zitto. Ma cazzo, ci hanno tolto tutto, dobbiamo stare zitti pure in un contesto, vabbè. Poi, però, è consigliabile. Poi abbiamo l'ultimo brano, si chiama The Tourist. The Tourist è sostanzialmente un invito dei Radiohead a te, proprio a te, che hai ascoltato fino a questo momento. È la sintesi di tutto il concept album. E praticamente dice: It barks at no one else but me, like it's in a ghost. Come i cani abbaiano perché devono abbaiare, la società ci abbaia con questa violenza, sì, ambizione, dobbiamo arrivare di qua, di là, dobbiamo arrivare, dobbiamo fare, dobbiamo dire. Metto a fuoco, sì, metto a fuoco. Faccio il cazzo che mi pare, ragazzi, siamo in famiglia, che cazzo me ne frega. Dove sostanzialmente il mondo è aggressivo perché deve colmare dei vuoti interiori, perché il soldo deve vincere. Io sono sempre del parere di quelli che pensano troppo al denaro, evidentemente. Vabbè, evidentemente hanno dei problemi nelle zone pubbliche. Vabbè, una battutina così sessuale, giustamente. I guess it's in the sparks in a flowing, no one else will know. Hey man, slow down. E poi, slow down, idiot, slow down. Rallenta, coglione, testa di cazzo, rallenta. Non lo vedi che è tutto un gioco per sovvertire tutto? Ma ragazzi, ma secondo voi perché io mi vesto spesso elegante? Perché io voglio fare, cioè secondo me, un concetto interessante che io posso trasmettervi. Non c'è modo migliore per sovvertire
cose che non ti vanno bene, che giocare con gli stessi mezzi delle persone che ti vogliono inculare. Perché in quel modo tu riesci a distruggere il sistema dall'interno e riesci effettivamente poi a creare delle cose che hanno una rilevanza seria. Mentre invece se tu fai troppo ribelle, ti metti a, non lo so, a rompere il cazzo per il gusto di rompere il cazzo e essere ribelle per il gusto di essere ribelle, non hai fatto niente. Quindi devi conoscere il tuo nemico per distruggerlo. Quindi sometimes I get overcharged, quindi ogni tanto a me tutto sto stress di una società come di questa maniera, ogni tanto mi partono i 5 minuti e scoppio in un pianto, no? Slow down, idiot, slow down, amen, slow down, idiot, slow down, cioè, va, piano, piano, piano. Bene, detto questo, in questa atmosfera intima, vi invito ad andare ad ascoltare questo album dei Radiohead e poi tornare qui e dire effettivamente se è vero quello che ho raccontato secondo voi dalle atmosfere musicali di questo album. Le fragranze che andiamo a mettere in layering dal brano Lucky in poi sono Gingembre di Molinard, perché questo zenzero ti va a dare un tocco di felicità all'interno di un contesto che tu già hai messo di base con Concrete. Quindi abbiamo cemento più zenzero e poi una società dove effettivamente abbiamo ritrovato l'armonia con noi stessi, seppur non contenti, quindi deve restare per forza questo cemento di Concrete, però abbiamo messo sopra anche la voglia di vivere con Gingembre. E andiamo a chiudere con Amazing Green, sempre di Comme des Garçons, perché lì abbiamo una fragranza così verde, così vicina a quello che è il mondo della natura, e anche abbastanza semplice come fragranza, che riuscirai comunque a restare all'interno del contesto del cemento. Perché ragazzi, specialmente noi che viviamo in un paese così popolato come l'Italia, 60 milioni di persone, io addirittura di più, Germania 80 milioni, i Radiohead in Inghilterra comunque, le città pullulano di elementi che si rifanno al capitalismo più becero. Bene, con questo trio di fragranze potrete entrare pienamente nel mood. Chi le ha sa di cosa sto parlando. Magari è un po' utopico che voi riusciate a fare questo layering, però se vi doveste innamorare di questo album, così come ho fatto io, ve le consiglio. E l'importante è che abbiate sempre una grande consapevolezza di sé. E questa è la cosa più importante. Poi puoi fare anche una vita che non ti soddisfa, puoi fare una vita che non soddisfa pienamente le tue aspettative, però non devi mollare mai un cazzo, non devi mollare nulla, un centimetro, perché nel profondo della tua anima ci sono delle cose talmente fie di cose che non sono colpa tua, che fondamentalmente può andare solo meglio. Quindi se si ha la consapevolezza del fatto che il mondo non è un posto confortevole, ecco che in questo contesto ti puoi muovere anche con un'abbastanza eleganza. Però non deve essere un'eleganza finta, non deve essere un'eleganza costruita. Devi volerti bene, fai quello sempre che ti risulta non più comodo, più qualitativamente significativo per te. Datti sempre del valore. Vuoi una fragranza di nicchia? Risparmia per prendertela. Non te la puoi permettere, però vuoi una fragranza? Vai in giro e vatti a comprare un chip, ma vattelo a comprare. Non ti negare il piacere della vita.
e stai molto attento anche ai tuoi cari e alle persone che ti vogliono bene. Pensi che non ti vogliono bene? Tu vai e mostragli come si fa e vaffanculo a tutti. Ok computer, mi hai rotto il cazzo, però c'ho le palle che mi fumano. Ciao.